Il primo peccato. Il primo uomo e la prima donna, Adamo ed Eva, vivevano in un meraviglioso giardino che Dio aveva creato per loro. Satana venne nella forma di un astuto serpente e tentò Eva e Adamo. Il serpente chiese a Eva: «Dio ha detto di non mangiare i frutti di tutti questi alberi. Solo quelli dell'albero nel mezzo del giardino», rispose Eva. «Se ne mangeremo, noi moriremo». «Non morirete», disse il serpente. «Sapete perché Dio non vuole che mangiate i frutti di quell'albero? Perché se lo farete, diventerete come Lui. Saprete tutto ciò che Lui conosce». Eva mangiò il frutto. Ne dette un po' ad Adamo, che era con lei. Anche lui ne mangiò. All'improvviso, si accorsero di sapere cose che non avevano mai saputo prima. Una delle cose che seppero fu che erano nudi. Allora cucirono insieme delle foglie per coprirsi. Non avevano mai avuto paura o vergogna prima di allora, per cui seppero che qualcosa stava accadendo. Dio li chiamò. «Adamo! Eva! Ci siamo nascosti!» disse Adamo. «Siamo nudi!» «Sapete di essere nudi perché avete mangiato dall'albero», sospirò Dio. Allora Adamo accusò Eva ed Eva accusò il serpente. Dio disse: «Serpente, tu striscerai sul tuo ventre. Un figlio di donna ti sconfiggerà. Eva, partorirai con dolore. Adamo, ti procurerai il cibo lavorando con fatica». Quindi Dio fece dei vestiti per Adamo ed Eva e li mandò fuori dal giardino. Mise là un angelo con una spada fiammeggiante, così che non potessero tornare.